Un giorno stesso muro che un giorno perso, eh? È vero! Ah, sì, eh. Buongiorno a tutti da Gioia Emilia Romagna. Mamma mia, che bello questo trattore. Siamo nell'azienda agricola di Belletti Daniele. Esatto. Ciao Daniele, buongiorno. Buongiorno a voi. E adesso lo riconoscete sotto la mascherina, fa il mercatino del venerdì e il mercatino della piazza delle conserve. Allora, ci racconti un po' la storia della tua azienda agricola, che quindi da quanti anni? Ormai c'è, da iniziato mio nonno 60 anni fa in piazza delle conserve, poi è tornato mio zio, poi mio padre, e adesso piano piano si evolge tutto, no? Quindi anch'io sono una partita IVA nuova da 3 anni e questo è ecco produttore dal... E questo è il tuo ambiente di lavoro. Facciamo vedere, stanno crescendo le pesche. Un po' decimate dal ghiaccio, però poche sono rimaste. Mamma mia, ma quanti, guardate che, guarda, qui c'è proprio, quell'ape è stupenda, c'è proprio il lavoro, la fatica. Dai, portaci un po' in giro, facci vedere la tua azienda agricola, perché voi da quanti mesi siete fermi, quindi a parte che venerdì scorso è iniziato il mercato di Cesenatico. 2 mesi abbondanti, siamo stati i primi a chiudere e saremo gli ultimi a riaprire. Ecco, perché il mercatino delle conserve a Cesenatico ora non si sa quando si apre, e se si apre che intenzione c'è? Lo raccontiamo alla... Sembra che ci vogliano aprire alla scuola di Cesenatico, di fronte ai frati. Nella... A nostro avviso è un buco, perché ecco, non si vuole veramente. Quindi speriamo di no. Anche perché comunque vediamo che il venerdì c'è il mercato, che comunque è transennato, quindi non si capisce perché il mercatino di Piazza delle Conserve deve essere, esatto, messo dentro a un recinto murato, perché questo diciamo è che all'insaputa dell'80% dei clienti che sono da fuori, e probabilmente non loro stanno lì da 60 anni, Piazza delle Conserve, ci vogliono relegare in un buco chiuso. Adesso le prime produzioni, adesso ormai qui il banco è, questo qui è la produzione dove con un bruciatore scaldiamo, facciamo le piantine da soli. Quindi okay, qui è tutto quello che viene fuori. Ormai è tutto piantato, quindi da adesso fino al prossimo ottobre questo è fermo. Quindi quante perdite avete avuto voi, visto che siete stati fermi appunto 2 mesi? Quante perdite avete avuto? Chi lo sa. Perché comunque diciamo che i prodotti di stagione, del periodo... Di stagione, qualcuno abbiamo le fragole, i fagiolini, li piazziamo a Cesena all'ingrosso, però comunque sia l'insalata, tutte quelle cosine lì, è una roba che è fatta buttata, Ecco. Quindi che piantine sono quelle laggiù? Che... In fondo sono dei pomodori, sono dei fagiolini, c'è una lasagna, peperoni, c'è un po' di tutto, meloni. E quindi questa è la serra, questa diciamo? Questa è una serra scaldata, in qualche modo, quindi... Ok, e dopo le piantine dal di lì dove? Dal di lì vanno o in serra oppure piantate fuori. Ecco, andiamo a vedere fuori. Andiamo a vedere fuori che cosa c'è, che cosa troviamo. Quindi, te a che ora ti alzi la mattina? Stamattina alle 4:30. Ecco, e che cosa hai fatto stamattina? Sono andato a Cesena, lì in grosso, a vendere le fragole e fagiolini. Lì c'è l'altra partita IVA, che è mio padre. Ah, quindi qua c'è tuo babbo che sta lavorando. Sì, eh. Quanti anni ha tuo babbo? 76 mi sembra. Ok, ma si può andare a disturbarlo, a conoscerlo? Certo. Ecco, andiamo. Qui invece che cos'è? Cipolla? Questo è aglio. Ah, aglio! Mamma mia, ma quanti metri quadrati avete? Metri quadrati circa 30.000 metri quadrati. 30.000 metri quadri. Allora, qui abbiamo l'aglio, guardate, ma è già pronto da raccogliere? Come... Sì, diciamo l'aglio fresco è già pronto. Ah, però, già... però non è pronto da... Ah, ok, come si fa dopo? Si estirpa? Estirpa, si secca, si intreccia e si vende. Pensa a te. E fate tutto voi? Oh, le fragole. Poi qua c'è l'insalata. La cipolla, va bene. Vediamo la differenza tra aglio e cipolla. Ah, è vero, l'aglio è un po' più piccolino e la cipolla. Buongiorno,
Buongiorno, stanno raccogliendo le fragole, ma che belli, adesso veniamo anche da voi. Guarda, c'è gli spinaci che non sono stati raccolti, che sono buttati. Ah, quindi questi spinaci che non sono stati raccolti andranno tutti buttati? Non sono stati raccolti perché dovevano essere raccolti appunto questi ultimi 2 mesi che non abbiamo lavorato. Quindi questi andranno tutti buttati? Ormai stanno da su, quindi... Porca boia, che peccato. E poi qua cosa abbiamo? Abbiamo i piselli. I piselli invece sono da raccogliere. Questi abbiamo in tempo, sì. Ecco, oh, guardate ragazzi, i piselli, mamma mia. Ma avete proprio tutto, ma che bello. Dopo ce l'ha dato una, me l'ha dato una fragola da mangiare. Da un cestino da mangiare, oggi a casa. Io vi sto riprendendo perché siete troppo belli. Una volta forse. Vediamo anche un cestino da portare a Conte e a tutta la sua famiglia, lei. Ecco. Glielo spediamo, chissà come arrivi. Allora, tuo babbo si chiama Pietro? Pietro Belletti. Belletti e la mamma? La mamma Moretti Pia, che poi è diciamo così, era suo padre che iniziò il mercatino. Dell'impiasto delle conserve. Dell'impiasto. Allora è stata lei l'artefice di tutto. Non lo so. Che cosa pensa del fatto che vogliono fare il mercatino invece che in Piazza delle Conserve dentro alla scuola di Via Sassi? Perché la gente era più aperta, là era più bello, potevano esporre tutte più le sue cose, dai. Sono un po' stretti le poste, secondo me. Anche perché diciamo che Piazza delle Conserve, diciamo che a Cesenatico è dove è nato tutto, perché lì c'è e dove tenevano il pesce, quindi sì, diciamo che il mercato a Cesenatico è nato lì, tanti anni fa. Sì, 60 anni fa. Eh? È nato però no, di tuo padre. Mio papà andava giù a Cesenatico, vuol dire che 70 anni di più sicuro che era lì. Andava a vedere le cose così anche lui. Pensa te, ma addirittura i primi tempi andavano in bicicletta con una sport di trasporto di là. Ah sì? Davvero? Avevano il portabagaglia sulla bicicletta e andavano così. Ma pensa te. Ma lei di dov'è è originaria? Di Sala. Ah, di Sala. Poi ha incontrato suo marito. Ah, la mia gioia. Tutto bene qua. Mamma mia. Canti che la voglio sentire cantare. Quando era giovane cantava nel coro, stava il coro del prete. Davvero? Sì, sì, anche. E come vi siete innamorati? Ce lo raccontate? Ah, veniva a Sala lui. Quando lo vedevo il mio cuore si scomponeva. Davvero? Ne sono ancora tuttora, eh? Mia emozione, è vero. Ma da quanti anni quindi siete sposati? 54 anni. Ma che siamo sposati? Io avevo 20 anni, lui aveva 23, sono 3 anni. Le faccio la dichiarazione d'amore, dai! E la tua che fatica? Questo dipende come si prende. Come, la vita è bella, eh? La vita è bella. Nonostante le tribolazioni che ci sono, perché dai, c'è anche da soffrire. Sì. Non può venire, credo. Non può venire la giornata, giorno per giorno. In giro. Fare i contadini ci vuole una grande pazienza perché si seminano le cose, devono venire su, però quando vedono su che spuntano bisogna esserci, insomma, è una cosa bellissima. È un'emozione. È un'emozione, sì. Il creato, quello che è tutto, insomma, è sempre una cosa lì bellissima. Si impara dove viene il necessario per mangiare, non nei grandi palazzi, nelle sedie che arrivano fior di milioni al mese. Li voglio vedere accogliere dei radicchi con coltello e fare dei chili da di lì, piantare le fragole in ginocchio quando il terreno è bagnato. È lì che viene il pane. È vero. La patacca dalle sedie. È vero. I gravattoni. È vero, è vero. La poltrona lassù. Non sto tenendo su un quartetto e mandare giù l'altro. Quando fanno le sedie sono tutti uguali. E quelli che dicono di cambiare, quando sono là si cambiano loro. È vero, ha ragione, ha ragione. Tutti dicono, qua è sempre festa, sempre festa. In questo periodo coronavirus, per voi la vita, a parte che il mercatino non c'è stato,
Voi avete continuato a fare... Sempre il lavoro, sempre, non è mai mancato. Mai. Siete stati alla... Anche alla volta, questa sera, è andata dentro lo sarro. Sì, sono andata. Ecco, quel pezzo dove ho lavorato, c'erano i rischi, li ho piantati, innaffiati, acceso il bruciatore che ho consumato della nafta, e quando è stata ora di raccoglierli, era chiuso. Darci il fustino, tagliarli e poi dargli lo zappatrice, perché non si vedevano da nessuna parte. Il mercato chiuso. E dopo le cose insalate, è andata male per dire. E va bene, il lavoro del contadino e anche lavorare senza prendere un soldo. È vero, però sempre col sorriso e la musica. Ah, poi. Quello è vero. Beh. Se no a fare sera, ciao ragazzi. Allora, la fava, questa. Questa fava ancora un po' indietro. Ecco, poi, quindi praticamente allora, gli spinaci, piselli, fava. Qui abbiamo l'insalata. Questo è pronto. Mamma mia, che bella, sembrano dei fiori. Eh? Mm. Bellissima. Questi abbiamo gli iscari. Vai. Gli iscari freschi. Altri piselli. Madonna santa, ma è stupendo. Diciamo che decidano di far fare il mercato dov'è? Lì in Piazzetta delle Conserve, perché è veramente un peccato. Mamma mia, quanta insalata, ragazzi, qua siamo in paradiso. E te, raccontaci, che sei nato qui? Nato qui una cinquantina d'anni fa. Eh? Ma che bello. La libertà assoluta, vero? Esatto. Questi che cosa sono? Fagiolini. Ah, fagiolini che devono ancora venire su. Sì. Ma quanto... Ma è vero che bisogna piantare quando c'è la luna in un certo modo? O... C'è chi ci guarda, c'è chi no. Noi sinceramente non è che ci guardiamo più di tanto. Ah, ok. Sì. Allora, qua in salata, questi sono... Altri fagiolini ancora più piccoli, tutti in scala. Ah, sì, tutto per coprire, diciamo così, tutto per coprire la richiesta del mercato. Per non rimanere senza, per non avere un eccesso, in questo modo si cerca di rimanere in vita. E qui invece questa cos'è? Altra insalata piccolina. Altra insalata. Quindi voi praticamente dalla serra che mi hai fatto vedere prima. Sì. Poi le piantine poi le abbiamo trasferite fuori all'aperto. E qui abbiamo albicocche che quest'anno decimate dal ghiaccio, una gelata fuori stagione, e le albicocche ce le ha. Porca boia, è rimasto poche niente. Che peccato. Queste invece? Queste sono mele. Allora, quindi queste albicocche e sono queste mele. Ma sono piccoline. Vengono pronte a settembre, ottobre, quindi hanno tutta l'estate per crescere. Questa è la Pink Lady. Allora facciamo vedere, allora questa è la Pink Lady, quindi guardate com'è piccola, ragazzi, deve crescere, aspetta che facciamo vedere, deve crescere, c'ha dei fichi, prugne, tre ciliegi là in fondo. Madonna, ma è proprio vero che quando si viene in Piazzetta delle Conserve si trovano proprio i produttori che producono, eh? Abbiamo un'insalata che le galline ringraziano, un'insalata che ovviamente non è andato a finire le galline. Ecco, quindi anche gli spinaci li diamo. Le galline ringraziano. Tutti parlano le galline. Ok, grazie di averci detto la vostra opinione. Dai, sono dovessi. Io vado a ragazzi, qua si fa anche il vino. Perfetto. Pesche, vediamo. Perché no? Eccoli qua, vediamo se ne vediamo una. Perché sono salvate dal freddo. Pesche, noci. No, tutte queste noci. Madonna, ma dove arrivate? È immenso, è un mondo immenso. Là c'è altra cipolla, vuoi andare a vedere? No, qua cosa abbiamo? Qui abbiamo ugo da tavolo, poi abbiamo dell'albana e della cagnina da metà in su. Osta, ma proprio tutto, ma avete proprio tutto voi, tutto possiamo dire, eh? In 30 anni siamo organizzati. In 30 anni, mamma mia, ma ragazzi, questo è un paradiso veramente. Abbiamo una fiera di cocchi, quest'anno primi.
Anche le albicocche abbiamo visto che altri, guarda, facciamo vedere qua. Facciamo vedere attrezzi, che attrezzi storici, una macchina da seme, da piantare i fagiolini praticamente. Mamma, ma quanti anni ha sta macchina? Io da quando sono nato l'ho sempre vista uguale, quindi. Ma la usate? Certo che sì. Ma dai, ma questa è arte, ragazzi. Questo è antico proprio. La storia, l'arte, la salute della nostra Romagna. Con questa qui, almeno 50 anni fa, mio padre, i miei nonni seminavano il grano. Perché avete avuto anche il grano, adesso però non ce l'avete. Adesso no, perché siamo la terra una cosa in fondo, tutto pieno. Mamma mia, che bisognerebbe fare una mostra delle attrezzature, perché qui questo è lavoro, la terra è lavoro veramente, è vita ragazzi, è salute. Qui cosa abbiamo? Abbiamo un campo di fagiolini, la macchina. Ah sì, perché i fagiolini ci vogliono, adesso sì. È il periodo, mamma mia quanti fagiolini qua abbiamo proprio. E lì sotto il telo cosa c'è? Altri fagiolini. Perché sono chiusi sotto il telo? Perché sono protetti dal freddo e arrivano prima. In meno giorni arrivano i fagiolini. Ok. Mentre fuori campo aperto hanno bisogno di più, essendo più freddo. Ci vuole un po' più di tempo, certo. Qui invece? Qui è tutto quello che verrà seminato, fagiolini, tutto quello che serve. Quindi per la produzione estiva. Per adesso è libero. Per adesso è libero, ok. Qua abbiamo albicocchi, giù. Sì. Albicocche, prugne. Ok, e questo che cos'è, scusa? Questo è un radicchio da seme. Un radicchio? Da seme. Cioè? Te lo spieghi? Viene fatto fiorire, produce il seme, poi viene trebbiato con una macchina. Quindi questo porti a poco lavoro. Ah, ok. Questo è poco lavoro? Vabbè. Come poco lavoro? Vabbè, una volta che lo fa le macchine non è un problema, quello che è da raccogliere a mano quello di là. Ah! Qui abbiamo un'altra vigna. E poi dopo io di là è mio zio. Ok. Mamma mia, che spettacolo. Sono tutti albicocchi, i prugni, e dopo di mano in mano che venivano meno piante, mio padre buttava giù quello che era. Un po' un mix di tutto. Mamma mia, ma qui c'è un lavorone davvero? E quindi siete te? Io i miei è un operaio d'estate, chi di famiglia, cioè tanto. Certo, ogni tanto aiuta, mia sorella Iden quando c'è bisogno. Certo. Ciao ragazzi. Sì. Va bene, noi vi ringraziamo, volete una giornata. Buona giornata anche a voi. Grazie. E buon estate. E grazie per le fragole. Un piccolo pensiero. Grazie, noi ti ringraziamo. Daniele, per averci fatto vedere la tua azienda agricola. Grazie a voi. E speriamo che il comune di Cesenatico veramente vi metta nel posto dove vi compete, la piazzetta delle conserve. Oltre al danno che abbiamo avuto, almeno che proviamo a lavorare. Per quello chiediamo, chiediamo nient'altro. È vero. Grazie Daniele. Grazie a voi.